Salone Nautico Gianni Belgrano è sempre un'occasione di grande promozione per la vela. C'è stata la presentazione degli invernali e della novità dell'International Genoa Winter Contest, ma soprattutto si è svolta tantissima attività con i giovani. Si vedevano le code, insomma, degli studenti che volevano provare la vela. Sì, abbiamo avuto direi un'affluenza veramente anche al di sopra delle aspettative, perché abbiamo invitato tutte le scuole della provincia di Genova e anche fuori, ma abbiamo avuto addirittura adesioni da Milano, quindi questo è significativo che quando lanciamo dei messaggi questi vengono recepiti. Siamo andati oltre i 1200 ragazzini che hanno potuto provare per la prima volta la vela. Primo approccio in barca, insomma, gli istruttori che cosa insegnano loro? Beh, loro insegnano, cercano di far capire più che la parte tecnica, che chiaramente sarebbe impossibile, quello che è la bellezza della vela, cioè il fatto di essere nel silenzio, che la barca si muove semplicemente col vento, che non è difficilissimo governarla, soprattutto poi c'è la parte agonistica, la regata, lì diventa sicuramente più difficile, ma la prima fase è un approccio molto facile. Per la prima zona, insomma, hanno operato tanti istruttori, dirigenti, insomma, è anche l'occasione per ringraziare per quello che è stato un impegno encomiabile. Sì, assolutamente, sotto la guida del direttore sportivo Enrico Calvini, ha operato anche il nostro segretario Maurizio Manzoli, c'è stata la presenza di Marcella Ercoli che ha seguito tutto l'abbinamento con le scuole, e poi abbiamo avuto anche il coordinatore tecnico zonale Macri e la presenza anche per 3 giornate del consigliere federale Luisa Franza, quindi tutti si sono impegnati. Oltre agli istruttori abbiamo avuto gli aiuti istruttori che hanno fatto una grande esperienza sul campo direttamente e hanno dato veramente un grosso aiuto, quindi ringrazio veramente tutti per la collaborazione.